Cambiamo argomento perché è stato avviato il percorso per la fusione fra i comuni di Pesaro e Monbaroccio. Ad annunciarlo l'assessore al bilancio del capoluogo Antonello Delle Noce, che abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera assessore. Buonasera, buonasera a tutti. Dunque una fusione che si farà, anzi è ufficialmente iniziato questo percorso. Sì, questa mattina è iniziato l'iter per il percorso della fusione tra il comune di Pesaro e il comune di Monbaroccio. Un iter segnato da dei passi importanti. Oggi la giunta comunale di Pesaro ha deliberato, domani la legge passerà poi nelle commissioni e lunedì nel consiglio comunale, per poi l'iter dovrà continuare in regione e ancora poi il referendum consultivo che dovrà essere indetto dall'Assemblea Legislativa delle Marche. Ecco, ma quali vantaggi potrebbe apportare questa fusione? I vantaggi sono moltissimi. Intanto stiamo parlando di un territorio che vede le distanze davvero ravvicinate e quindi anche il carattere culturale, il carattere turistico del territorio, ma soprattutto quelle che sono le risorse economiche. Il comune di Pesaro ha un avanzo di 40 milioni di euro e attraverso una fusione potrebbero essere completamente liberate 30 dedicati ad investimenti, e un confronto con il comune di Monbaroccio porterebbe anche allo stesso comune, agli stessi cittadini, 5 milioni di euro di investimenti, per non parlare poi dei trasferimenti. Fusioni oggi, grazie anche alla Del Rio, trasferiscono fino al 20% dei trasferimenti nazionali, quindi parliamo di 1,5 milioni di euro per i prossimi 10 anni, e questi credo che siano molto importanti, perché queste risorse, questi 30 milioni più 1,5 milioni all'anno, potrebbero essere utilizzati per servizi sociali, servizi educativi, ma soprattutto per investimenti nelle nostre città. Ecco, ma invece i dipendenti dei due comuni che fine faranno? Continueranno a svolgere le loro funzioni? Assolutamente sì, vengono mantenuti i ruoli, le posizioni, ma per i dipendenti del comune di Pesaro nulla cambierebbe. Per quelli invece del comune di Monbaroccio ci sarebbe anche un ulteriore vantaggio, poiché il fondo, un po' la storia lo racconta, la storia anche sindacale di confronto, da questo punto di vista per i dipendenti ha un fondo di produttività molto importante, su cui ovviamente anche domani i dipendenti di Monbaroccio, che diventerebbero di un unico comune, che è quello di Pesaro, troverebbero poi una risposta ancora più positiva. Ecco che allora questi sono solo alcuni dei vantaggi che hanno spinto i due comuni ad iniziare un iter di fusione che vedrà, e speriamo, entro la fine dell'anno la nascita di un comune unico con una popolazione diversa, delle aree diverse, ma con gli stessi cittadini che collaborano nell'ottica dell'interesse pubblico.